Sì. Lì non è legale il buono neanche nei tuoi figli. Io lì stiamo registrando. Ma cosa? Ma perché? Quando è successo? Vabbè. Sei un maledetto. Va bene. Benvenuti tutti quanti di nuovo qui a Dark Souls 3, la Blindrun su Rebuttate. Oh, il pad, come avevamo anticipato nell'ultimo episodio, è passato a bene. Riprendiamo da dove avevamo fermato l'ultima volta, che abbiamo trovato il primo falò delle catacombe di Cartus, ma prima leggeremo un piccolo appunto, e parlato in una maniera così tanto veloce che l'hai chiamato Ben. Sì, ma lasciamo stare. Vabbè, abbiamo ucciso di nuovo lo zio di Spider-Man. Comunque leggeremo appunto gli oggetti che avevamo raccolto e che non abbiamo ancora visto. Lo spadone di Cartus è il primo, vai. Potresta essere enorme spada ricurva degli spadaccini di Cartus. È il più leggero degli spadoni ricurvi, ideale per causare sanguinamento. Questa l'avevamo già. Prendemmo dalle l'anello. Io voglio vedere l'anello, se è quello che rolli di grande maniera. Ma dubbi di già. Ovviamente la destrezza più difficile di rotolare. Camo, non ci posso credere. Che anello indossato dai guerrieri del regno desertico di Cartus. Sappiamo finalmente Cartus come fa. Aumenta la destrezza di chi lo indossa e lo rende invisibile durante le rotolate. Aumenta di 3, perché noi avevamo 22 e sì, diventato 26. Se ti troviamo right now al posto di quello dell'Estus, che tanto più 3. Ah sì, tanto mi premi triangolo un momento. Di leggere il resto. No, vabbè, vai a quello blu. Ah, prova a salire di 11 a gratis. È fortissimo. No, è tu, no, vai, parte. È meglio di quello che. E mori, premi quadrato così X finisce di leggere. Per questo è come l'altro. Le tecniche di combattimento di Cartus sono basate sui fluidi movimenti delle spade di curve. I maestri di tale arte sorprendono gli avversari con movimenti del genere, come granelli di sabbia nel vento. La loro vita è dedicata al Signore Supremo. Questo lo pronuncio Yolnir o Wolnir? Penso Wolnir o Wolnir. No, perché Yolnir sarebbe con la G. Allora Wolnir, sì. Conquistatore di numeri. Capiamo che segniamo questo Wolnir. E penso sia il boss, tanto. Che non è Cartus. No, però posso vedere dato vita alla loro altre due cose vita. C'erano uno il tomo e due volevo vedere l'anello del drago, perché ah vedere. Giusto, ancora il drago e c'è un momento fatto segnare, leggo io le cose allora tomo della piromanzia di Cartus. Tomo sulla piromanzia di Cartus contenente piromanzie per la battaglia, portalo al vecchio maestro di Romante per apprendere piromanzia per grande valore. I piromanzie di Cartus si sono sviluppati separatamente dalle altre forme. Questo spiega la loro diversa evoluzione. Non c'è detto praticamente un cazzo. No. Ora vediamo l'anello che blu al presentimento che noi non abbiamo letto, però che legge. Anello del drago. Infatti, lo leggiamo, no, vai. Un anello speciale donato a chi veniva considerato degno di affrontare un viaggio di ricerca. E allora sì, scusa. Fate della stregoneria. Aumenta la durata degli effetti di capelli. Si tira la presenza un drago eterno come appropriato per la scuola del drago. Il drago è il simbolo della vera natura di questo mondo. Sta bene. Vedi, sono talmente veloci che hanno bisogno di avere pure il logo figo. Ai draghi. Attenzione. Soprattutto non andare di qui, perché la regina non prenderebbe troppo. C'è giù. Ma tanto mi sono fatto. Awareness. Ah, a proposito, scusate, faremo una cosa in live. Cioè? Speriamo che non ci leva. Ok. Ah, sconnetterti dall'online? Sì, vabbè, basta che premi continua. Io ero già pronto per l'Harlem Shake. No! Cosa? Sì. Okay. Impossibile connettersi alla... Ma che è successo? Sì. Madonna. Ho levato il cavo Ether. No. No, è che è caduto dietro, ma vabbè, lo riprendo senza problema. Si spera. Sì, sì. Non vi preoccupate. Sì, non gioco mai più online. Sì, le ho. Izzebedeo. Pensavo che ci tessi a un dito per le cose che fai. Che cosa? Finalmente, un frammento grande. Ce lo siamo chiamati. Che cosa faremo? Beh, disegni. Ah, ok. Oddio! Ah, a proposito di mano, io avevo promesso a un mio amico quando esageravo il circuito che avrei detto anche un'altra cosa. Sì, sono troppo male.
sicuramente conoscete Berserk. Ovviamente. Fino alle crisi. Balbettato troppo. Sì, proprio andato in ansia. Berserk è quello dove la gente si mena, si ride, si scherza, si combatte per la libertà. No, pensavo che quello fosse Dragon Ball. No, quello è solo. Comunque, il Belit. Sì, come disse Sven, è praticamente il quadro. Vabbè, troppo male. Posso dare un consiglio? Secondo me la a fondo è molto buona. Sì. Se proprio devi combattere in questo spazio stretto. Ah, ho capito, puoi dire la trepola. Uno si è fatto la luce. Bravo. Ah, troppo. Ah, la gemma affilata è una frase. Come al solito, almeno appetito. E ben corpulento. Ciò ci piace. Detto questo, allora, dovevo andare di qua. Devi prendere questo e tornare indietro di nuovo. C'è un altro tocco di non cadere nel punto che ci sta. Che buco. Perché anticipo, credevo, ero sicuro che non avevi visto. Vabbè, se l'avrebbe visto avvicinandosi, che cazzo. Non ci giurerei. Ah, no, bingo. No, il Bonwheel, no. Bonwheel saranno scarsi come Dark Souls 2 o come Dark Souls 1. Io butto uno. Io punto una via di mezzo. Io punto 3. Oh, ah, c'è un altro di questi. Bene, tornare a questo sarà bellissimo. Non è per qualcosa perché se la caverà. Però sì, ci sono di nuovo. No, io non capisco perché sta facendo. Ma non dobbiamo andare di qua. Perché? No. Ti ho detto che è caduto. Basta qui. Che prendi quel drop e te ne ritorni. Vabbè. Se ci sei andato io per evitare i due che stavano lì, se no. E torno indietro, che faccio? Mi butto giù? No. Eh no, vai al falò, ti riposo e c'è un pertugio che ci fa continuare la strada. Va bene. Due volte. Che fa male. Bene, non fa. Comunque, adesso che stai al falò, non lasciare, state un momento a sentire. Sì. Per gli appassionati di Berserk, il nostro amico da casa, vai un momento al... Volevo dire un tipo. Ma il nostro che amico là da casa è Kentaro Miura, perché sì, il nostro sicuramente ci segue del mondo. Il nostro amico da casa, per comodità, lo chiamiamo Grief. Si fermi un momento, per l'amor di Grief. Vai un momento all'occhio rosso. No, c'è tuo, non c'è tanto. Ok, premi quadrato. E palesemente il Kaelic, come sa il nostro Izzy, ha letto un capitolo di Berserk. Più o meno ci somiglia. No, è sempre stato identico. È preso da lui. Il Belit ha bocca. Il Belit, io ho sempre pensato che la particolare fosse la grossa bocca aperta. Vabbè, non potevano farlo da ovale. Comunque, ma siete buoni come, cioè, mille fumetti da leggere, videogiochi, serie TV, no, cinema, porno, dove lo trovano il tempo di vedere pure Berserk? No, devi rinunciare a Berserk, che serie TV, far, film. Dovrebbe far parte dei fumetti, comunque se deve leggere Berserk perché deve rinunciare a Berserk. Io pensavo che dovessi vedere solo qualcosa. Ah vabbè, è un po' così. Farebbe male. Comunque, ce l'ha dato quel signore. Il quarto lo dito oscuro. Cioè, dopo aver battuto. No, dico, chi è che ti darà questa? Il tizio che sarà la parte di lontano. Sì. Il dito anulare. Ok. Sì. Il dito anulare. Noi incontriamo anche il dito giallo. E incontriamo anche il dito lungo. Le dita della mano di Dio. Beh sì. Però io il dito giallo lo devo capire. Ora, secondo me il mignolo perché te lo metti all'orecchio e esce sporco di cerume. O forse perché non ti capo di Zanos, che è giallo. Non dispiaceva la sua versione dei fatti. Ma molte cose in comune con Sven riguardo a ritezze. Sì, ma dove? No, ho capito. Ma di là fa capire di chi torna indietro. Perché stai tornando indietro? E possiamo noi andare delle cazzo di indicazioni. Voi mi dite lì! No, noi ti diciamo. Ma da qua dove sei andato? Due, tre volte sei andato. Signori, avete ragione tutti e tre.
Che cazzo no. No, cioè, che come cavolo fai a non vedere quella porta o dentro un'enorme palla di schede? E perché ci vai contro? Vabbè, aspetterà che... Non penso che ci sia anche qui. Sta bene? Vorrei... Speriamo di non perderci i topi. Topastri, altro che sempre più. Speriamo di non perderci qualche questo... Sicuramente ci sarà uno. Horas. Et la Horas. No, proprio in da solo. Ah, giusto, attimo l'abbraccio. Ma nel dubbio, direbbero a Soreda. Io mi sarei tenuto l'abbraccio tra gli altri disponibili per trovare il plano. Ah, in caso di bisogno. Adesso faccio così, se non faccio un abbraccio a tiro. Io mi sarei tenuto l'abbraccio, ma il padre diceva che è inutile, che il nostro balcone non è adatto, ci fanno cose proprio per sono molto confuso. Ah, un'altra gemma affilata, altri cucri. Abbiamo 25, arrivederci. Siamo pieni, big money! Dai, big money date a big in voglio. È da bueno così. Bueno. Di qua si continua, mi sa? No, io sono loro che fanno i glitch. Sembra lungo sto corridoio. Io sarei. Sono i bongui delle merme. Tornai indietro a vedere non ci sono la perdita. Prova magari a scendere in quel pezzo. Aspetta, ho visto un super ratto? Sì, c'è un super ratto. Che bello che è! Perché è Marcio, Lerzo, come lo chiamerai? No, Stuart. Sta buono. Perché Stuart è l'intero e non Tom. Perché le schiene? Sì, ma non serve. Scendi in quel pertugio. Pertugio? No, è un piccolo cieco. No, non è detto. Proprio? Qui è un ci sarà una trappola incredibile. Però qui Zorig l'ammazza cavalieri. E magari esce proprio da qua. Un NPC per l'appunto. Combattetevi. Io mi guarderei alle spalle. Ah, hai fatto bene a guardare. No, è proprio la base. Che gol ha già giocato sul gioco, insisto. Darkus. Con lo spadone del Fume Knight. Io voglio quell'arma. Quindi si troverà qui. Madonna! Ah, fa il colpo di ritorno! Spiegate perché sta gente se la becca sempre con questo. Che ci dimostro di essere pro. Vabbè. No! Vabbè, male fa male. Si curerà, secondo me no. Come siamo coreografici. Wow, sicura è so man. È una persona leale. Noi no. Sì, infatti, noi no. Secondo me fossi quattro con tutto lì. Anello della mazza cavaliere. Anello della mazza cavaliere. Prima... Che ti ringrazio, voleva essere ucciso. Non so, lo provo. Vabbè, che poi invece l'urlo di Dark Souls 2. Magari premendo X come ci insegni tu. Ah, giusto. Scusate. Chi di X ferisce, di X ferisce. Di X dunque ferisce. Ehi, brutta notte. Anello del selvaggio Sonic, che sei di Dark Souls 2, conosciuto da tutti come la mazza cavalieri. I nemici perdono più energia difendendosi. Molto tempo fa Sonic sfidò i guardiani di un'antica città in un duello all'ultimo sangue e ne uscì vittorioso. Questo anello strappato la loro vita svendrate fu il suo premio. Vabbè, ci credo, con l'armatura di Tarkus addosso e la spada e la fiume ultra greatsword, cioè deve essere forte il tizio. Certo, non l'hanno risolto. Oppure io sono attento. Ma veramente sì, per i PvP è buono, ma qui... Meh. Beh, sì, non lo metterei per il momento. No, non ci serve a niente. Però aspetta, vedi un po'. Gli scheletri là. Sì, ci sono dei drop, alla fine rischio un po' al valo. Pensi Darkas mi ha anche dato l'Estus. No, io guarderei anche. Io non ho visto un'altra strada, la voglio. Un'altra ancora? Un'altra? Sì. Sopra lì. No, sopra dove io. Da dove sei andato lì? Vabbè, la prima penso a questi poi. Lì, attento che le mie città in testa, ma. Brucia.
prima. Voglio pensare prima, prima a questi. Sì. Nazzo su. Erano troppo qui. E l'uno veramente. Era vergognoso. Ah, stanno arrivando lo scudo. Morto. Era vergognoso. Io poi non ho ancora capito. Ma tu quanto hai giocato? Uscire da qua, c'ho ragione. Zoom, zoom. Tempo, raccontami come si fa a capire con quanta probabilità ci sia un muro illusorio o meno. Ma in realtà non è molto semplice capire se c'è un muro illusorio o meno. In realtà devi lavorare per la From. Devi un po' osservarlo. Magari poi ci vuole un po' triste swingare ognuno. Io me lo osserverei un po'. Il punto è, se hanno qualcosa di particolare di swing oppure vado su qui. No, non swingare, perché particolare, a me sembrano praticamente tutti identici, quindi io qui aborrerei, anche perché ci sta l'oro, ci stanno le ossa, secondo me potrebbe essere un segno, e poi dove potrebbero portare, capito? È troppo collegato con questo particolare, quindi o ci sono qui ma sono tutti tappati da ossa e tombe simili. E nel corridoio, capì, qui non ci sarà mai, perché andremo nel corridoio e noi scendiamo. Certo, questo gigantesco cumulo di melme non ci fa pensare sempre più che ci avviciniamo ad altri, anche se non sarà il prossimo boss. Non sarà mai il prossimo boss. Dobbiamo andare alle Boreali. Prima cosa, come vedete, ci sta lì un, l'ho detto, c'è un'altra, sì, c'è un'altra strada. Io cercherei qui, sinceramente. Ah, in questo corridoio dici? Sì, ma non qua, io darei uno sguardo, magari pure un piccolo. Qua non c'è. Ma vai verso di lì, stai andando bene. Vediamo. Qua è uguale, ci sono i passi davanti. No, qua ci stanno gli scheletri. Non neanche qua mi sembra. Se prova. Aspetta, questi piccolino qua li sto infatti. Vedi, questo che sempre è più una basso. Piccola differenza. Oddio! Gara che è più sganch. Vai, quanto cavolo è. E non è ancora al suo massimo. No, anzi. Oh, secondo me questo sarà forte. Ah, sono finito sopra. Ceneri, guardiamo la vita. Sì. E questo mi fa pensare a qualcosa. Cos'è qualcosa di Dark Souls 2? Troppo easy, andando i coltelli. Pericolose. No. Aia. Vabbè, in realtà a fine non eravamo lontani. No, mi dispiace per la braccia più che altro. Va bene, no, sì, l'abbiamo preso, ya, yeah. Non penso che ce n'è pure un altro, che cazzo. No, più che altro sono morto perché l'obiettivo di curarmi avevo la bomba e non ho visto, sono stato. Io pensavo che la bomba fosse di strategia. Anche io sei uscito tutto in una maniera molto naturale. No. Non è facile. Non è vero. Si trova lui, ogni tanto lo nomina. Mi ricorda veramente i topi dei titoli di Dead Redemption. No, di Dead Redemption.
veramente, ma ogni due minuti dicevi finita. Tutto giusto, tutto giusto. Una sola domanda. No! Chi è tuo topi? No, il mio cugino, non la via, non fare la bomba, il topo di merda. Lancia il topo di merda. Meno male che abbiamo un bordello di toys. Tanto così. Meno male che esiste l'Ever Armor di tutto. Salutiamo poi il nostro amico topo di merda, perché così veniva chiamato. Beh, in realtà Topo di Merda è una persona che conosciamo. No, aspetta. Stiamo citando molto. No, io a lui mi riferivo. Ah, ottimo. Io sono confuso. No! No! Sì, infatti, oggi è la citazione di tutti i parenti. A questo punto saluta qualcuno pure tu. Volevo salutare... Gesù? Sì, che mi aveva detto che scendeva ma non è ancora sceso. E io non capisco perché. Perché Gesù non è ancora qui? Perché secondo me al paradiso tiene un popolo che cazzo. Lo tiene il babbo mega potente, che lui dice papà voglio una PlayStation 4, dai gliela là. Oppure... Pensavo che la PlayStation non sarebbe andata oltre il 7. O forse non siamo degni della sua presenza. Arriverà il giorno in cui salgo io e gliene dico 4. Perché non un po' di più? 7? Vabbè, non è una via di mezzo. 24, 13. Tu stai qui, Gesù. E lui dice sì, non può fare. Vabbè, io no, però sei uscito tu. È ritornato da dietro. Giusto. Togliti la bomba, no, me la fine di qui. Ok. Assolutamente sì. Ancora affilato? Ritorna, ovviamente. Io ho capito no, che Sven ha difficoltà, perché giustamente il suo personaggio principale è uno stregone del cazzo. Sì, non è abituato ad andare in giro. Ma intanto va con le le curve the Great Sword va lui, eh. Un incantatore che va con degli spadoni, si ricorda qualcosa. Può andare avanti all'infinito. Sì, c'è comparso l'elmo di Sigurd. Sarà quasi diverso. Quando non esiste. Però continua a dire. Diviede mostri che i boss in sé. Questi sono proprio tanto. Tosti, soprattutto in quest'area. Cioè, no, è il tizio di sotto. Qua è l'area che abbiamo visto. Vedrete sempre giù ci ricollega lì. Ma intanto ci dai. No, tiene uno dei cappelli da lavoro. Perché? Ah, no, un arco. Era male perché aveva scelto la sbagliata. Qui non è stata. Dai, voleva essere un Robin Red, voleva essere. Catena vertebrale. Ah, te la ricordi. Per i viola, no? Culo, ti si è attivato la trappola dietro. Va bene così. Ah, però scusi, si ferma un momento e si legge l'anello di Cartus che trova. C'ha ragione. Anello di Cartus. Eccolo qui. Sanguigno. Anello indossato dai guerrieri del regno desertico di Cartus prolunga l'invincibilità durante le rotolate diminuendo però la difesa. Le tecniche di combattimento di Cartus sono basate tutto come prima. Tutto come prima. Vabbè, penso ci diamo questo, no? Penso che in teoria questi anelli non te lo mettere. No, però secondo me quelli di Cartus appunto andavano insieme, perché un anello gli potenziava la difesa, quest'altro gliela diminuisce ma gli prolunga l'invincibilità. Ma aspetta, quale potenzia la difesa? Quell'altro di prima, l'altro anello di Cartus. Ma questo no, crab da dove uscì? La destrezza, ma anche la difesa in fin dei conti. Ovviamente era un mini granchio completamente separato a Wuzi e sì, eh sì, che poi è uscita anche una gemma oscura. Sì. Gli impediremo di crescere per diventare Kingler. Che purtroppo questa shortcut serve a poco perché siamo usciti dall'altra parte che è disponibilissima, ma vabbè. Beh, allora è deciso, voglio che il boss di questa zona sia Walnir, il signore di Cartus. Nam. No. Punto per negare due.
arma del fuoco. Oh, ha dato la cosa più schifida di sempre. Basta. Signore. Ah, ma quella spada. Beh, è sempre lo stesso. Ma l'unica cosa è il potenziale. Emana qualcosa. Ho sotto. Ah, fidati di Sven, lui sa quello che bisogna fare. Ah, sapevo che sarebbe Madonna, quanto sa che la vita ha fatto. No, Tanita, porca miseria. Palle. Eppure di questa non è finita. C'ha ragione. Pillola gialla. No, pillola gialla. Cioè, dei farmacisti. Che prima abbiamo preso anche la mia, se ricordo bene. No, sì, la blu neanche abbiamo letto. Vabbè, qua. Valle Boreale. La magia, vai con la Valle Boreale. La Valle Boreale è infestata da larve lunari. Gli schiavi di Irithyll che creano queste pastiglie hanno a disposizione grande abbondanza di ingredienti. Vabbè. Che schifo! Cosa? Ma l'arma è una cosa lunare che ricordo. Scusa, no, l'arma lunare, secondo le me. Farfalle. Bravo, le farfalle del. Queste farfalle del mondo. Rosso. Poi è tremendamente capito. Farfalle lunari, sì, proprio. Questi insetti tritati aumentano la quantità di danni da fulmini assorbiti. I guardiani della cripta di Carthus usarono pastiglie come questa per spingere il grande verme delle sabbie. Grazie. Il verme precipitò nelle catacombe e prese residenza al centro del lago Ardente. E questo è il boss. E questo è il boss. Lago Ardente è quindi confermata lava. Quindi è confermato che è un rifacimento di Dark Souls. Okay. Eh sì, come si chiama? Mille piedi? Sì. Mi sa di sì. Un consiglio, hai finito l'Estus, equipaggiati le braci, così se ti dovesse danneggiare usi una brace sul momento. Infatti. Ti curi e ti aumenta pure la vita. Sta bene. L'oscurità, le nie le avevamo lette. Sì, ce le avevamo lette, sì, sicuro. Vabbè. Il fatto di i buoni vecchi gru. Gru. Io sono gru. Ah, ecco com'è. Io sinceramente mi metterei le bombe per prima. Appunto, io così. La brace per seconda. Sì, e poi il binocolo. Staccato con quel binocolo. Ma io il binocolo lo lascio proprio in fondo sempre. Sì. Ecco. Cioè si impapina troppo. Purtroppo è che giochiamo diversamente. Non ci troviamo. Imboscata ahead. Qua è qui. Dove? Sì. Ah. Io prima l'oggetto, poi impugna due mani. Vabbè, pensavo forse. Ora messo sono tipo 10. Infatti, noi torniamo già. Questo piano piano non danno più di tanto fastidio. Chissà se è perché siamo diventati noi forti sia come personaggio sia come abituati a giocare, ma comunque questi scheletri, anche se danno teoricamente di più, mi sembrano più deboli di quelli che incontri a Dark Souls 1, anche all'inizio del cimitero. È quello il problema, li incontri troppo presto. Se hai la sfiga li incontri anche. Comunque c'è un altro troppo dietro in un'altra stradina. Questa è l'impostata. Dio. Sì. Sai che sarebbe fighissimo se attacchi il ponte e il ponte crolla. Bellissimo. Che figata! No, sta interattività è veramente nuova. Ossia il ritorno? Sta bene. Nel peggiore dei casi sì. Scendi? Mi sa che c'è il boss là, sai? Scendi, vai, ah. Ah no, vai sempre. Posso in teoria. Sì. No, non c'è il boss, vai. No, è appunto. Penso so, che ti puoi riarrampicare sì, in realtà. Riarrampicare, vai. Vediamo un poco sotto, è intrigante. Tanto in realtà non vedi che ci sta. Attento! Ma perché? Perché l'hai fatto? Certo. Ma c'era X. Che sei bugiato, ce la scendi. Ce l'abbiamo detto in 30. Poi dà la colpa a noi. 3X, testa di cazzo. È la terza caduta, merda. La prima è volontaria. E mo senza ponte come le recuperiamo quelle? No, ma penso. No, sarà... no, penso no risale sicuro. Risale sicuro. Però posso dire una cosa, blocchiamo un momento l'episodio qui, la morte finale è bellissima, così facciamo un video non estremamente lungo. È una buona idea, ma a quanto stiamo? Beh no. Ma Sven continua anche nel prossimo. Siamo sicuri? Sì, dai, diamo un video un po' più corto. Magari arriviamo al ponte. Vabbè. Andiamoci su un video, quando sono forti buoni, abbiamo trovato un sono stati una ventina di minuti bellissimi. Y continua a giocare con la mia action figures. Devi smetterla di dire quello che faccio. Abbiamo messo
Ma non dite qual è l'action figure, perché sarà un segreto. Invece no, lo devo dire per far capire che ha poca attenzione. No, però non devi dire quale action figure è. No, perché sarà la nostra mascotte che tornerà e farà una serie tutta sua, ovviamente. Aspettate. Hai sentito Robert? Sei stato promosso. Aspettate, non mi trovo. Non mi trovo mai. Non mi trovo mai. Il ponte c'è ancora? Questo è bello. No, qua no. Sì, cioè stai attento, non fa fancy moves. Ah, niente. Soprattutto gli altri. Non lo metto. Io lei. Ma se lo colpisce un'altra volta fa danno. Frammento grande, tipo la ventesima volta che lo dico. Non l'ho visto, frammento di Tanita e poi che altro. Il belletto della mamma di Kat. Vabbè, come prima? Sì, vai, ma fuggi, come se non ci qui c'è qualcosa? No, la strada lì sopra, ma non sembra non esserci niente. Magari poi ci possiamo avvicinare per quella stradina. Colpisca, colpisca. Apro col calcio. Ma c'è provato. Spiegami perché una volta avvicinato lì non hai visto la X scendi. Sì. No, ma poi gliel'abbiamo detto io e blu di sicuro. No, avete detto scendi, io pensavo appunto a buttarsi. Una scala di corde per certi. Sì, utilizza vabbè la. No, ma si può anche scendere velocemente? Sì, è proprio una scala. Ok. Bueno, il drop dove? No, il drop c'era prima quando si è buttato, era di uno scheletro. Ah, pensavo fosse un drop vero. Sì. Non mi piace. È troppo regolare. Ah, un altro? Però non c'è sì che vale. Questo ci dà. Sì, no. Sì, questo ce la dà, però. Vai a fuoco. No, però fatemi mettermi la claymore. Oddio! Madonna, fino a qui sale questo. Ciao. Che cazzo di paura? Questo non è un demone fuoco come quello che abbiamo battuto l'altra volta, anche se era forte. Beh, sì. Madonna! No! Madonna! No! La chat degli streaming get wrecked. Cazzo, sì. Porca miseria, si è ma non ha saltato l'altro. Ha fatto uno zompo non solo mostruoso, ma ha fatto un danno mostruoso. Ma penso che adesso possiamo chiudere. Porca miseria, sì, dobbiamo tornarci da quel demone. Ovviamente porca sì, miseria. Sì, andremo avanti, torneremo da quel demone, faremo codeste cose qui. Svenna fra vendetta. A parlare con lui. Ah no, è troppo overheated. Sì, sì. Già. Sigmund. Vabbè. Sigmund. Allora dai. Secondo me siamo anche vicini al boss, ma sì. Non dalla parte del demone. Sì. E vediamo un po' se ci troviamo là. Vorn, come cavolo è? Il verme? Me ne sono re discordato. O Volnir. No, penso sarà il verme. Pensi che è il verme? Le pastiglie gialle sono state abbastanza. Sì, penso sia il verme. E allora scommettete nei commenti se vincete Xilug. Vi dà un bacio in guancia. In guancia, come cazzo va? Non lo so, alla prossima. Volevo dire in bocca o sulla guancia? E ho fatto un miscuglio dei due. La fine, ciao. Un bacio quello dopo.